Salve a tutti voi ragazze e ragazze, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, quest'oggi siamo nel video di videocorso di inglese. La settimana scorsa abbiamo, settimana scorsa, l'altra, nell'altro video abbiamo visto come strutturare una frase e quest'oggi andremo a vedere a che servono e come si utilizzano gli aggettivi possessivi e gli aggettivi dimostrativi. Allora, però, per quanto riguarda gli aggettivi possessivi, ne abbiamo uno per ogni persona e sono mai, che si in italiano comunque che tradotto abbiamo mio, mia, miei e mie, your, che tradotto è tuo, tua, tuoi e tue, is, che tradotto è suo, sua, sue e suoi, er, che è praticamente identico a is e a itza, quindi in questo caso is e itza tutte e tre sono suo, sua, sue e suoi. Poi abbiamo our, che è nostro, nostra, nostre e nostre, your, che è da differenziare dalla seconda persona, e in questo caso abbiamo vostro, vostra, vostre e vostre, e their, che come traduzione ha solo loro. Quindi, come dicevo, gli aggettivi possessivi ne abbiamo uno per ogni persona. E tra l'altro, c'è da ricordare comunque la definizione che gli aggettivi possessivi indicano a chi appartiene e o da chi è posseduto ciò che è espresso dal nome cui si riferiscono. Quindi si parla di qualcosa che è posseduto da qualcuno, nel senso di qualche oggetto, comunque di qualcosa che è posseduto dal soggetto della frase. Infine abbiamo gli aggettivi dimostrativi, che sono due. Abbiamo this, che tradotto è questo o quella, questa, e that, che tradotto è quello o quella. Quindi, secondo la definizione, gli aggettivi dimostrativi indicano la posizione di una persona o di una cosa nello spazio, nel tempo o nel discorso, rispetto a chi parla o a chi ascolta. Ciò che viene indicato è quindi riconoscibile a partire dal contesto. Quindi, sostanzialmente, se io sto parlando di un oggetto, che ne so, di una penna, posso, per dire di quale penna sto parlando, dico quella penna o questa penna, quindi la persona che mi sta ascoltando capisce di quale penna sto parlando. Stessa cosa per gli aggettivi possessivi, che utilizzandoli chi mi sta ascoltando capisce di chi è la penna. Ora andiamo a fare qualche esempio per gli aggettivi possessivi e per gli aggettivi dimostrativi. Allora, abbiamo nel primo esempio, che sostanzialmente è una sorta di discorso che diciamo, non solo carino da vedere, ma anche comunque utile, magari per chiedere il nome. O comunque perché noi comunque per fare un minimo di presentazione in un discorso in inglese. Allora, abbiamo sostanzialmente abbiamo in tutti e tre i discorsi due persone. Abbiamo Andrew e Judy. Quindi sostanzialmente sono sempre loro due le persone all'interno dei discorsi. Allora, nel primo abbiamo E nel discorso abbiamo Andrew che dice: Hello, my name is Andrew.
What's your name? Qui che è tradotto è ciao, il mio nome è Andrew, qual è il tuo nome? E Judy risponde, my name is Judy, il mio nome è Judy. Andrew, infine, risponde, pleased to meet you, Judy, piacere di incontrarti, Judy. Quindi sostanzialmente, come articoli qui abbiamo... possiamo notare alcuni aggettivi possessivi, quindi possiamo sostanzialmente notare l'aggettivo mai, che ora inserirò in grassetto, poi l'aggettivo your, quindi sostanzialmente abbiamo questi due aggettivi all'inizio, se riesco. Poi abbiamo un altro mai qui. E infine l'ultimo aggettivo che non è possessivo, ma semplicemente aggettivo personale. Quindi aggettivi possessivi sono presenti, sono questi tre. Allora, poi mentre nel secondo discorso, How are you? Abbiamo sempre Andrew e Judy, e quindi abbiamo Hello Judy, how are you? Ciao Judy, come stai? Fine, thanks, and you? Bene, grazie, tu? Fine, thanks, grazie. Quindi sostanzialmente, qui non abbiamo né aggettivi possessivi né aggettivi dimostrativi. Abbiamo i pronomi personali, non aggettivi, adesso l'avevo detto prima, mi sono un attimo sbagliato. Però comunque abbiamo dei pronomi personali, quindi in questo caso you e you, che sono quei pronomi dalla quale partono gli aggettivi possessivi. Quindi diciamo, questi aggettivi possessivi partono dai pronomi personali, quindi è utile saperli per ricordarsi in modo più facile gli aggettivi possessivi. Infine abbiamo il this is, quindi aggettivo dimostrativo. Allora, infatti abbiamo prima frase, Judy, this is Tony Anderson. Judy, questo è Tony Anderson. Hello Tony, ciao Tony. Qui abbiamo il this, che se vi ricordate, che dalla prima scheda, this rappresenta questo o questa, quindi sta sostanzialmente presentando Tony Anderson, quindi dice questo è Tony Anderson, quindi questa persona. Sostanzialmente è questo quello che fanno in questo discorso. Allora, infine abbiamo, vi assegnerò due esercizi da, diciamo, da farmi entro il prossimo video. Poi nel prossimo video commenterete per vedere se sono stati troppo difficili, comunque troppo semplici, comunque che difficoltà avete avuto all'interno del video, cioè nel senso degli esercizi. Allora, sostanzialmente gli esercizi sono due. Abbiamo il primo, che praticamente bisogna inserire, cioè mettere le parole nell'ordine giusto, quindi sanno varie parole e di sostanzialmente riordinarle. Sono tre frasi. E mentre il secondo esercizio abbiamo quello di inserire parole mancanti, quindi abbiamo delle frasi, tre frasi, e inserire la parola o l'aggettivo corretto all'interno della frase. Quindi sostanzialmente diciamo, per farli, o li riscrivi da mano, quindi fermate il video e lo fate, o sostanzialmente potete pure benissimo fare uno screen e
stampare lo screen che avete fatto. Allora, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Ciao a tutti voi. Time.